to loving your body and a little bit of your brain. These days are way too long. I'm missing out, I know. These days are way too long. And I'm not forgiving love away, but amici di Rete 8, buonasera, ben ritrovati a Cena Con. Siamo alle Terrazze, Hotel Esplanade di Pescara, una splendida location per conoscere da vicino Alessandro Prizzari, il portiere del Pescara. Buonasera. Buonasera, ciao Alessandro, grazie per essere con noi. Un saluto Alberto Capo, riprese e montaggio. Splendidi piatti pronti da assaggiare, ma prima Alessandro raccontiamo la tua carriera, perché tu sei giovanissimo, classe 2001, corretto? 2000, scusami, ho sbagliato di un anno, ti ho dato un anno in meno. Classe, va bene, per te classe 2000. Portiere giovanissimo, ma già con tante cose da raccontare. Io direi di fare un salto indietro lungo, diciamo, 10 anni. Il piccolo Prizzari era già un portiere? Eh sì, a 12 anni, sì. Stavo già nel Milan da qualche anno. Allora andiamo ancora un po' indietro. Dove hai iniziato i primi calci? Sei di Crema? Sì, io sono di Crema. Ho iniziato nel Castelnuovo. Ho provato a giocare fuori subito, però non mi piaceva correre. Ero bello scarsotto, non riuscivo a fare un passaggio corretto. Allora mio padre mi fa, ma scusa, ti stai divertendo fuori? Mi faccio, papà, non piglio la palla. E allora provo ad andare in porta, vediamo come va, e da lì ho iniziato il mio percorso. Fin da subito diciamo che ho fatto il portiere. Quindi diciamo che un po' per gioco è stato papà a farti diventare Alessandro Prizzari. Sì, diciamo di sì. A te piaceva fare il portiere? Quando pigliavo gol, quando prendevo gol mi metteva a piangere ogni volta, doveva entrare la mamma. Ah, non è successo nulla. Insomma, queste sono belle storie da raccontare. Sono Alessandro, ti ricordi la tua prima partita da portiere? Dove l'hai fatta? Con chi giocavi? Dici tra i grandi o... No, tra i piccoli proprio. Tra i piccoli io a Vismara con Mr. Biffi, Andrea Biffi. Me la ricordo perché mi ricordo che questo mister qua, il giocatore ai ragazzini, insegnava di dare lo sfogo alla fantasia, a fare le finte, vedere i grandi che facevano le finte. E sì, sì, me la ricordo. Al Vismara i miei ricordi favolosi che comunque... In quei tempi giocavo con Raul Benanova, no? Che era già tuo compagno. Ma fin da subito, infatti ci conosciamo da una vita. E poi Alessandro Prizzari piano piano è cresciuto. Esatto. E tra i grandi? Dove sei andato? Tra i grandi, tra i giovincelli. Era sempre al Milan, io ho sempre fatto il Milan, ho iniziato la primavera molto presto. Poi sono andato alla Ternana, in Serie B a 16-17 anni. Ho fatto la mia esperienza, poi l'anno dopo sono andato a Livorno, poi sono andato a Reggio Calabria, poi sono andato a Lecce l'anno scorso Sei arrivato a Pescara. Però prima di parlare di questo anno, della tua esperienza a Pescara, ti racconto un aneddoto, Alessandro, perché il nostro opinionista e collega, che saluto, Gabriele De Bari, che ha seguito il Milan per 40 anni, quindi sì, tutte le Champions, tutti i scudetti, l'era di Capello, Berlusconi e Galliani, in diretta la nostra Domenica Sportiva ha raccontato questo aneddoto. Quando io ero al Milan, mi diceva, c'era l'esplosione di Gigio Donnarumma, sì, però a Gabriele dicevano, guardate che Prizzari è ancora più forte di Donnarumma. Non lo ricordo, però ti posso solo dire con grande umiltà che Gigio è un altro pianeta, io ho il mio percorso, voglio costruirmi da solo, senza etichette, nuovo Donnarumma, ci metto tutto me stesso per costruire un percorso col mio nome, senza essere l'etichetta di nessuno, e cerco di dare il massimo che questa cosa funzioni, perché... Cioè, mi chiamo Alessandro Prizzari, non mi chiamo nuovo Donnarumma, e preferisco costruirmi da solo, fare un percorso un po' più lungo, e non è un problema, con grande serietà e umiltà io accetto qualsiasi sfida. Io ricordo Alessandro Prizzari, era il periodo di Natale, Serie B, Livorno-Pescara, Cristian Galano ti manda la palla sotto l'incrocio. È proprio lui. Te la ricordi quella partita? Ma ricordo, sì. Perché poi era la vigilia, cos'era? Sì, 24? 23-24 dicembre, sì. 2-0 finita, non ricordo. 2-0.
C'era Marras con voi? Sì. Manuel Marras, che è stato tanti anni a Pescara. Sì, sì, sì. Infatti me ne ha parlato. Mi ricordo quella partita e mi ricordo anche un 3-3 contro il Pescara di Zeman, Ternana. Sì, sì. Ho fatto una bella partita qua, c'è stato che avevo preso 3 gol, ho fatto una bella partita. Che anno era quello? L'anno di Zeman? 2017? Sì, 2017, tu avevi 17 anni. 17 anni. 17 anni ed eri già nel giro delle nazionali, ecco, Alessandro Plizzari e la nazionale. Io quando vedo l'azzurro, la chiamata nazionale, mi si riempie il petto di orgoglio, perché è qualcosa di indescrivibile stare in nazionale, fare di tutto per rimanerci sempre. Alessandro, ritorniamo un attimo a quegli anni di quando a Milano si diceva ok, c'è Donnarumma ma Plizzari è più forte. Ti pesava un po' quel paragone? Sai cos'è? Questo paragone è iniziato a pesare un po' più avanti. In quel momento non sapevo neanche in che contesto ero, cioè, c'avevo l'incoscienza del ragazzino, che tante volte è una grossa forza. Questo, ma in realtà non mi ha mai pesato, mi ha solo dato fastidio, perché io volevo avere il mio nome, non volevo essere l'etichetta di nessuno. E poi sai, età giovane, fai i primi errori, cioè non c'è l'esperienza, perdi un po' di certezze e poi diventa difficile poi, senza un bagaglio di esperienza, ripartire nell'immediato. Quando Alessandro Plizzari non era ancora un portiere, quindi quando ancora papà non ti metteva tre pali, chi era il tuo idolo di calciatore? Gigi Buffon. No. Ah, già era Buffon, anche se non facevi il portiere? Buffon, è sempre stato Buffon. Perché da quando ricordo io ho iniziato a fare il portiere fin da subito, non sto scherzando. Ti dico una cosa, Alberto Capo non è d'accordo dietro la telecamera, voleva gli dicessi Handanovic. Ma che no, io voglio Buffon è veramente, se potessi avere un quadro vorrei dormire col quadro su. Ma lo conosci Gigi Buffon? No, ho avuto la fortuna e l'onore di essere in panchina Milan-Juve quando Locatelli fece gol. E a fine partita sono andato a chiedergli la maglia, ti posso dire che sai, loro hanno perso, lui mi fa guarda ti do la maglia dopo nei tunnel, e ho detto io c'ho vergogna dopo andargliela a chiedere, quindi non ce l'avrò mai. E poi rientriamo, era lui era lì che mi aspettava e diceva guarda tieni la maglia, e io gli faccio grazie, ma voglio anch'io la tua, la mia la voglio, sicuro. E allora gli ho dato la maglia, però per dirti il campione sia in campo che fuori, ha aspettato un ragazzino di 16 anni che gli aveva chiesto una maglietta dopo una sconfitta e mi ha reso la persona più felice di quel mondo. Infatti con la maglietta ce l'ho ancora tutta sporca, incorniciata nella mia camera. Ma Buffon ha la maglia del futuro portiere della nazionale? Ah no, con calma, dobbiamo pensare col presente, il futuro non va guardato più di tanto, bisogna pensare al presente e dare 100% nel presente. Il futuro poi è il frutto del presente, io penso, no? Se tu ti proietti dopo il futuro, perché il presente con l'esperienza mi ha fatto capire che è la cosa più fondamentale. Allora, arriviamo al presente. Il presente parte da quest'estate però, Alessandro, perché ti chiedo subito quanto è stato difficile dire io rescindo con il Milan. Non è stata una scelta difficile, perché io volevo mettermi in gioco, volevo avere un percorso e riniziarne uno nuovo, capito? Volevo allora, andare in una società. Non è da tutti dire ciao al Milan. Però io amo il calcio, amo questo sport, amo mettermi in gioco, amo sentirmi vivo in un progetto. Il Pescara mi ha chiamato, mi ha fatto sentire la sua voglia di avermi, e io ho accettato perché volevo venire in una piazza in cui si sta bene, c'è serietà, c'è una grande organizzazione, c'è un gran tifo, e ho detto non è un problema, con grande umiltà mi faccio il mio percorso, non c'è problema, devo dimostrare, lo dimostro senza troppe parole. E voglio continuare a dimostrare. Alessandro, ti racconto il secondo aneddoto. Era una serata di agosto, mi sembra. Come sempre, da buon giornalista, chiamo il direttore dell'Icarri e mi dice: sentiamoci verso mezzanotte. Mezzanotte no, la pagina del giornale chiude, le televisioni oramai sono chiuse. Cioè, mezzanotte mi manda un messaggio: abbiamo preso Plizzari.
Io chiamo il direttore e dico: no, non mi prendere in giro, per favore. Ma com'è possibile che un giocatore come Pizzarri in Serie C? Non è un problema, ti dico la verità. Io sono contento di essere qua, non mi interessa la gente che dice non meriti di star qua. No, io non è vero, io merito di stare dove sto e devo dimostrarlo tutti i giorni. Poi la gente può dire quello che vuole, io penso che il rettangolo di gioco parla e io devo far parlare quello, non devo dire cose o non cose, io voglio far parlare il campo. Sei arrabbiato un po' con i giornalisti, Alessandro? Scherzo, ti spiego perché. Perché? Tante volte hai preso senza voto quest'anno, perché Pescara ti ha permesso di guardare la partita. Non è un problema, sono contento. Sei contento? Perché ti posso dire che c'è, se senza voto non è, no, quello. È per dire che Pescara sta facendo bene. Ti aspettavi? Col mister, con la squadra, vuol dire che si sta lavorando bene, con dei concetti. Ognuno crede nel proprio compagno, che penso sia cosa più importante, avere la fiducia del proprio compagno. Se non ci sono io, il mio compagno mi aiuta, viceversa nelle situazioni. E penso che sia merito della squadra e del mister, che grazie a loro io comunque devo stare sempre attento, devo dare indicazioni, e se prendo senza voto è solo merito loro, anzi è la cosa più bella, perché comunque vuol dire che c'è qualcosa di... che siamo uniti. Forse la partita dove sei stato più impegnato è stata la prima, quella con l'Avellino, dopo l'1-0, in quei 10 minuti finali hai fatto, sì, due miracoli. Sì, io cerco di dare sempre il mio contributo per aiutare la squadra, che sia una parola di conforto per un compagno, che sia un'indicazione, che sia una parata, che sia un'uscita, io cerco di dare tutto quello che posso per aiutare il mio compagno. Ultime due cose ti raccontiamo, Alessandro, poi ti lasciamo assaggiare questo piatto qui all'Hotel Esplanade. La prima cosa, nazionale Under 21 impegnata a Pescara, dove hai giocato, e poi il lunedì successivo a Castel di Sangro, il Pescara fa carte false per averti a Foggia e l'Under 21 ti libera. È stata una settimana molto, molto concentrata di partite, e ti posso dire che contentissimo, entusiasta. Cioè, a me piace spostare il focus da una partita all'altra, e penso che noi calciatori, in qualsiasi momento, che sia devi giocare tra 10 minuti, devi giocare tra due giorni, dobbiamo farci sempre trovare pronti. E per me è stata un'emozione giocare qua con la nazionale. Poi metterti sul pullman per forza. Sì, no, ma soprattutto giocare qua a Pescara con la nazionale, mi sentivo emozionato, perché sai... Non cambia tutti i giorni. Esatto. Ti chiedo l'ultima cosa, hai detto di Buffon, hai fatto capire che è il tuo idolo, sì, il tuo punto di riferimento. Oggi, secondo Alessandro Pizzarri, chi è il portiere più forte del mondo? Io sono cresciuto con Gigio, l'ho visto da vicino, in allenamenti, io penso che lui sia un portiere... Ti metti le mani nei capelli quando lo vedi parare, perché tu dici: ma cavolo, come fa? Come fa? E invece un non italiano, perché siamo di parte se diciamo Gigio Donnarumma. Ci sono tanti. Vai, dimmi un nome secco e salutiamo. Oblak e Courtois. Alessandro, facciamo un brindisi di in bocca al lupo, sì, per la tua avventura a Pescara. Credo. 3 anni di contratto, con la speranza che tu con il Pescara possa essere in categorie che ti competono. Grazie. Grazie ad Alessandro Pizzarri, grazie ad Alberto Capo, telecamera e montaggio, grazie agli amici dell'Esplanade che ci hanno ospitato qui alle terrazze, e grazie a voi che ci avete seguito da casa. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti, sempre a cena con. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days don't